Unicredit e i giovani di Confindustria promuovono nuove realtà imprenditoriali attraverso un'iniziativa molto interessante presentata al 41esimo congresso degli industriali a Santa Margherita Ligure. Il talento delle idee è stato un grande successo alla prima edizione, dove abbiamo selezionato queste 70 idee, no? Premiandone le prime di ogni territorio. Poi le abbiamo viste sviluppare in quest'anno e oggi abbiamo portato delle testimonianze molto importanti di quello che abbiamo fatto per far crescere queste nuove idee e adesso lanciamo, no, sempre con Confindustria Giovani, questa nuova edizione del Talento delle Idee, proprio con l'obiettivo di far sì che l'innovazione diventa uno dei pilastri fondanti di quella che è la ripresa che dobbiamo avere in Italia, perché abbiamo assolutamente necessità che le nostre imprese crescano, perché se crescono le imprese crescono i territori, se crescono i territori cresce il paese, se cresce il paese cresce anche la nostra banca. Le idee originali possono diventare progetti concreti. Purtroppo questa crisi ha cambiato drasticamente le regole, anche per noi banche. Noi siamo sempre stati abituati a guardare al passato di un'impresa. Per guardare al passato siamo formidabili, no? Abbiamo tutti gli strumenti per poter guardare al passato. La sfida che le banche hanno oggi invece è quella di saper guardare al futuro, perché purtroppo il passato di un'impresa non è più sufficiente a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo di questa impresa. Da qui noi dobbiamo avere la capacità di abbinare la nostra tradizionale competenza creditizia, no? Con la capacità di poter valutare la sfida d'impresa, il rating d'impresa, il rating industriale, la potenza dell'idea dell'impresa e quanto l'impresa può crescere in futuro. Solo se sappiamo abbinare questi due fattori sapremo collocare bene il nostro credito in futuro e potremo essere più tranquilli noi e far crescere l'impresa. Non solo innovazione, i giovani laureati devono anche saper attrarre investitori. La formazione è fondamentale proprio perché le start-up sono fatte da innovatori molte volte che non hanno delle competenze trasversali manageriali, quindi dare un'impostazione manageriale è molto importante, quindi questa formazione è stata utile. D'altra parte la presentazione Venture Capital è ancora più importante proprio perché avere delle buone idee è importante, ma poterle presentare a dei finanziatori o degli investitori è un elemento che permette all'azienda di potersi presentare e di andare sul mercato. Molto positive le impressioni del nuovo presidente dei giovani di Confindustria. L'intervento è stato incisivo e ancora più incisivo, se posso, è lo spiegamento di forze e di energie messe a disposizione da Unicredit per sostenere e animare questo progetto. So che al vaglio e a livello nazionale c'è una grossa selezione e soprattutto sta migliorando di molto la qualità dei progetti. Oltre alla creatività e al coraggio del fare, l'università deve anche saper orientare i giovani. Quello che noi cerchiamo di fare come Università di Pisa è quello di accorciare la distanza tra la produzione delle idee e la loro messa in opera sotto forma di progetti o di spin-off o di trasferimento tecnologico più in generale. E quindi per fare questo in maniera più efficace quello che abbiamo messo a punto è un portale che simula il portale InnoScientif americano, che mette in raccordo le imprese con i ricercatori. In questo caso le imprese potranno immettere le loro richieste di ricerca e a questo punto tutta la pletora dei ricercatori dell'Università di Pisa potranno in questo modo leggere le richieste delle aziende e possibilmente rispondere alle loro richieste. E questo risolve a mio avviso un problema atavico, che è quello della differenza di linguaggio che esiste tra chi fa ricerca e chi fa impresa. E la seconda iniziativa che abbiamo intrapreso è quella di creare un questionario nel quale, appunto, molto semplice, nel quale noi in un certo senso ci rivolgiamo alle imprese e chiediamo alle imprese di indicare le loro necessità, cosa vorrebbero che l'università fornisse loro. E poi sulla base di questo questionario l'idea è quella di riunirci con i ragazzi di Confindustria e capire appunto delle iniziative concrete da mettere in campo. Maggiore sarà la partecipazione degli imprenditori a questo tipo di iniziativa, chiaramente maggiore sarà il nostro feedback e quindi le iniziative che potremo creare su misura per loro.